Salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Continuiamo il nostro viaggio qui su Flight Simulator con destinazione, vi ricordo, Capo Nord. Siamo partiti dall'aeroporto di Urbe che è alle porte di Roma e tappa dopo tappa siamo diretti appunto a Capo Nord. Quest'oggi nuova tappa che ci vedrà comunque attraversare la Danimarca. Qua ci segna insomma 1 ora e 15, ma grosso modo dovrebbe essere intorno a un'ora, quindi niente di così lungo. E come sempre ci accompagneranno in questo viaggio sia Compare Turiddu che Sperix Pierce, che ovviamente ringrazio per la compagnia. Allora, visto che già mi stanno attendendo, tengo l'orario reale, quindi le 20:58, tanto comunque non è proprio buio pesto, insomma, e vediamo anche una tratta magari un po' diversa dal punto di vista della luce. Allora, intanto facciamo vola, così il tempo che va a caricare tutto quanto e poi siamo anche noi pronti al decollo. Partiremo dalla pista 28, se non ricordo male, e arriveremo alla pista 30. Come sempre, non ho visto il meteo, ma non dovrebbe essere preoccupante, diciamo. Magari qualche nuvolosità, ma non dovrebbe esserci precipitazione poi una volta in fase di atterraggio. Vediamo un po' come sarà il vento, più che altro questa è l'unica costante, lo ripeto sempre, che ci accompagna un po' da sempre. E quindi vediamo se anche quest'oggi ci aiuterà oppure no, nel viaggio. Allora, intanto andiamo a accendere i nostri sistemi. Aspettiamo che il Garmin ovviamente vada ad accendersi. Allora, c'è già metà serbatoio, quindi non ho necessità di rabboccare, e accendiamo anche l'aereo. Perfetto. Allora, intanto che si caricano tutti i sistemi, andiamo a metterci un 2500 piedi, dovrebbero essere più che sufficienti. Ci andiamo a mettere il flight director, andiamo in GPS e aspettiamo che si vanno a delineare anche appunto i sistemi del Garmin, beacon, strobo e taxi. Qui andiamo ad aumentare un pochettino e poi qua andiamo per il momento a spegnere le luci perché non ci servono. Vedete, per il momento il sole sta tramontando e qua sulla nostra sinistra, quindi c'è ancora abbastanza luce, insomma. Allora, direi che ci siamo, ragazzi. I sistemi sono allineati, ci sono già i nostri amici in formazione che ci aspettano. Partiremo contro rotta, diciamo, passatemi il termine, perché appunto faremo una virata verso destra o verso sinistra per poi allinearci per bene. Ora, noi come sempre ce ne freghiamo del pushback, mi spiace signore che dobbiamo metterla sotto, però io non mi fido assolutamente. Allora, le taxi le ho già messe, ok. Qua possiamo anche un filino più zoomare. E volendo partire, diciamo, a favore di rotta, dovrei partire dall'altra pista, quindi fare tutta la pista, andare in fondo, backtrack, girare e poi partire. Ma visto che comunque siamo in un aereo abbastanza piccino, possiamo permetterci di farci una virata e successivamente quindi poi ci allineiamo per la nostra rotta. Quindi intanto ci mettiamo bene in linea sulla pista, vediamo se i nostri amici ci stanno seguendo e sono pronti anche loro. Ok, direi di sì. Ok, allora, tutta manetta. E si va. Quindi poi virata verso destra o verso sinistra, la faccio verso destra che è più indicata, visto che comunque dobbiamo andare
da quella parte lì. Non c'è vento, la manica del vento è abbastanza tranquilla. Correggiamo un pochettino giusto per allinearci. E si va, oddio, un po' di turbolenza in verità in fase di partenza. Ok, già impostiamo la virata verso destra. Un angolo non troppo stretto. Scusate. Allora, sono partito pure senza flap, proprio così. Ok, vediamo se i nostri amici sono partiti uguale. Ok, compare sta partendo, Sfelix si sta alzando e si va. Ok, fatta la virata, possiamo andare di pilota automatico. Andiamo a metterci un radio di salita di 400 piedi, dai, 500 piedi possono bastare. Via le taxi, accendiamo le nav e l'HDG lo allineiamo. Ora stiamo andando a intercettare ovviamente la nostra rotta. Possiamo dezoomare un pochettino qui in alto e ci stiamo appunto, vedete, andando a prenderci la rotta prestabilita. Il pad possiamo anche posarlo perché non ci servirà. Vediamo gli altri come sono messi. Compare sta facendo la virata anche lui. E Sfelix anche ha lasciato la pista. Ci godiamo anche questo bellissimo tramonto in Danimarca, che non è affatto male. Pensavo fosse più buio, in verità invece è proprio perfetta la luce. Luce bellissima del tramonto sulla sinistra. Penso che ci accompagnerà per tutto il viaggio alla fine. Vento che è presente poco, però tre nodi, insomma, un filino contrario, ma veramente niente di che. Abbiamo visto la manica del vento che praticamente era abbastanza bella, tranquilla, quindi non ci sono problemi. Passeremo sopra l'aeroporto, ora non ricordo il nome sinceramente, ma a vedere tutte queste targhette sovrapposte sono l'aeroporto più grande che c'è in questa zona. Ci passeremo vicino, in verità. Intanto vedo già anche dal Garmin l'indicazione del traffico, dovrebbe essere compare Turito, infatti, che sta rientrando verso la rotta, e Sfelix che spero che non si stia comunque venendo verso di noi. Ok, sta facendo eventualmente una virata un filino più ampia, ma ci sta, insomma. Ok, stiamo ancora in fase di salita. Messo 500 piedi che possono comunque andare bene, insomma, senza grossi problemi. Flap a posto, anzi, non l'abbiamo manco usato. Alla fine, comunque, per aerei del genere, a meno che la pista non è particolarmente corta, non necessitano di flap in partenza. Abbiamo avuto qualche problemino, in verità. Devo controllare bene i comandi, perché sembra più una questione di sensibilità che di turbolenza in quella fase, perché effettivamente non c'era. Ora il vento si è spostato, è rimasta invariata anzi, sì, più o meno, insomma, va dai 2 ai 3 nodi, però ora ce l'abbiamo da sinistra verso destra. E quindi ogni tanto vedete l'aereo che fa qualche leggero movimento, appunto, in base alla raffica che riceve. Quindi perlomeno non ce l'abbiamo in contrario, anche se, ripeto, non è particolarmente potente, diciamo, forte, e quindi non ci dà troppa noia se non dei piccoli movimenti da parte dell'aereo.
Allora, Sfalex sta arrivando. Compare tutto, lo vedo fermo. Spero che non abbia avuto problemi. Ok, eccolo, forse un po' di lag, insomma. Ok. Può darsi un po' di lag. Allora, abbassiamo un filino la potenza per mandare un po' in arco rosso. E ci godiamo il viaggio, ragazzi. Passeremo viaggio totale qua, che va a indicarci un 38 minuti. Come vi avevo detto all'inizio, insomma, 38 minuti è verso il punto rotta che ho messo io, ma praticamente poco prima della virata per l'allineamento alla pista, quindi grosso modo mancheranno forse una quarantina di minuti totali ancora di viaggio. Quindi, come vi avevo detto in precedenza, il tempo è indicativo. Non so in base a quale velocità viene calcolato il tempo che fa Flight Simulator, però solitamente a velocità che utilizziamo sempre noi, quindi adesso circa 120 nodi, insomma, è sempre inferiore a quello che mi faceva vedere sulla cartina, quindi mi baso sempre sull'ora totale della tratta che mi dice il gioco, sapendo che comunque è sempre di meno. Se vado a fare magari un'ora e mezza, potrei effettivamente magari andare oltre un'ora. Dovrei vedere effettivamente poi alla fine quanto impiego, quanto mi aveva detto lui, e fa la differenza per sapere, insomma, effettivamente lo scarto di durata e quanto potrei eventualmente ancora aumentare la tratta. Però, insomma, ormai mi sono imparato e va bene pure così, quindi non ci sono problemi. Vediamo un attimo i nostri amici. Compare ha preso quota. Vedo di nuovo fermi i suoi numeri, insomma, per quanto riguarda la quota. Non so se di nuovo un piccolo problemino o se magari i server dei Microsoft che fanno un po' i capricci. Dovrei rallentare magari un pochetto, perché ho preso un po' più di distacco. Sfelix, vedo ogni tanto le lucette che dovrebbero essere qua giù del suo aereo. Anzi no, Sfelix è qua. Queste qua giù non so di chi so, però rallento un pochino così magari possono riprendermi e facciamo il viaggio assieme. No, spero che non abbia avuto qualche problema con Pareturiddu, perché lo vedo fermo qua giù. Sfelix, vedete comunque la quota che va a variare, perché ovviamente si scende un po' e si sale, va lì ovviamente del vento e quant'altro, mentre compare praticamente fermo a 1420 piedi. Aspettiamo, magari si riprende e comunque ci segue. Allora, intanto che comunque andiamo, ragazzi, facciamoci la solita, diciamo, chiacchierata della tratta. Vado a ridare ancora un po' di manetta e Sfalix, eccolo lì. E dicevo, ci facciamo la solita chiacchierata, e volevo anticiparvi tra l'altro che questo sarà il terz'ultimo appuntamento, anche se non credo che riusciremo, insomma, in tre appuntamenti ad arrivare a destinazione, però ci fermeremo per una pausa, insomma, intorno al 20 di giugno, e per circa tre settimane, insomma,
grosso modo, quindi non vedrete la tappa, quindi dove arriviamo ci fermiamo, diciamo, per la vacanze estive e riprenderemo poi successivamente, insomma. Quindi mi dispiace per chi segue, insomma, la tratta, ma abbiate un po' di pazienza, poi comunque la riprenderemo. Allora, abbiamo il tratto qui di mare che stiamo attraversando e successivamente passeremo quello di terra, insomma, sì. Alterneremo un pochettino, un po' di terra, poi mare, terra e mare, per poi andare effettivamente dall'altra parte per poi atterrare nel nostro aeroporto. Penso che grosso modo possano mancare. Allora, aspettate un attimo. Allora, noi arriveremo qui quest'oggi. Diciamo che abbiamo più di così, non posso dezoomare. Oddio, del viaggio ce ne sta ancora tanto. Noi dobbiamo arrivare tipo qua su in cima. Sì, a voglia. Oddio, precisamente non mi ricordo. Mi sa che tipo da ste parti qua. Non ricordo l'aeroporto più vicino. Mi sa che è questo. Questo qui, sì. Mi sa che è questo qua. E diciamo la sfera del mondo di Capo Nord dovrebbe essere tipo da questa zona qua. Quindi ce n'avremo ancora un bel po' di strada da fare. Devo capire bene ancora la rotta, perché comunque sì, ci sono alcuni punti in cui gli aeroporti sono abbastanza distanti tra di loro e quindi potrebbe essere, diciamo, un problema, come sempre, poi mantenersi dentro l'orario di volo, insomma. Come dico sempre, tengo a tenermi in un'ora di volo, insomma, però all'occorrenza, se dovesse essere necessario, eventualmente allungheremo un po' di più. Però comunque, ripeto, ci saranno altri 3 appuntamenti sicuri, dopodiché o 2 o 3, ora vediamo, insomma, sicuramente 2, forse ce ne sarà anche un terzo, poi faremo una pausa e riprenderemo. Allora, dietro di noi abbiamo sempre Sfelix, che ha ripreso un pochettino la scia. Ora tengo sempre magari in arco giallo, insomma, senza andare troppo a sforzare il nostro motore. Il vento per il momento è rimasto così, quindi non ci sta dando noia. Credo sia la prima tappa che effettivamente siamo con pochissimo vento. Veramente ci sono state fino all'ultima delle belle raffiche, principalmente contrarie, però insomma ci ha veramente sempre accompagnato. È stata l'unica costante meteorologica ad essere presente sempre durante le tratte. Quest'oggi c'è, ovviamente, però non così tanto, perlomeno in questa parte. Poi magari, che ne so, arriviamo a destinazione, c'è a bufera, però per il momento ci sta accompagnando una leggera brezza, insomma, che non ci dà troppa noia. Allora, dovrebbe essere arrivato Sfelix, quasi quasi mi doppia, perché sta veramente andando troppo forte, sta andando bello bello spedito, insomma, non è che c'è i limiti di velocità, insomma, nella realtà ci sono i limiti di velocità strutturali, appunto, dell'aereo. Qui, diciamo, possiamo permetterci anche di fare un po' come ci pare, tanto, ripeto, non è una gara. Allora, intanto qua sulla sinistra abbiamo sempre questo bellissimo tramonto. Ci tenevo a farlo nell'orario normale,
cioè in live, diciamo, orario normale pare strano, perché solitamente le altre tratte le abbiamo fatte andando a mettere un orario fittizio, perché comunque sia sarebbero venute principalmente tutte di notte, mentre adesso, spostandoci ovviamente più a nord, dove fa buio decisamente più tardi, possiamo permetterci, diciamo, di utilizzare anche l'orario reale oltre al meteo. Quindi abbiamo la possibilità, appunto, di goderci di questo bellissimo tramonto. Ripeto, penso che ce lo portiamo fino all'atterraggio, o poco meno. Quindi sarà molto molto interessante se riusciamo, appunto, a vedere eventualmente il passaggio tra il giorno e la notte, anche se non sarà proprio completamente notte, però vedremo magari le luci delle città che si accendono, insomma, comunque la situazione del panorama che va a mutare. Qui c'è la parte della cartografia che si vede nettamente il taglio tra una e l'altra. Ovviamente ci sono alcune, diciamo, magagne che sono presenti anche in Flight Simulator, perché vi ricordo, ovviamente, sono state prese le mappe satellitali del mondo, e un po' come quando guardate Google Maps o Google Earth, se zoomate vedete alcune porzioni di mappa che sono magari un po' più scure, un po' più chiare. Quelle ovviamente perché sono state magari aggiornate e scattate in situazioni successive da quella magari che è di fianco, e quindi si nota magari anche una stagione differente, e quindi si nota la differenza, appunto, che c'è tra quelle a fianco. E con Flight Simulator tendenzialmente è successa la stessa cosa, per quanto magari si tenti di amalgamare un po' il tutto, quando si trovano in questa posizione delle, diciamo, caselle, passatemi il termine, vicine ma che hanno una colorazione differente, ovviamente si nota palesemente il contrasto. Purtroppo è, diciamo, il rovescio della medaglia per l'utilizzo di questa tecnologia, che vabbè, ci sta, insomma, per quello che ci offre una piccola imperfezione ci può anche stare. Ovviamente la cosa buona di questa tecnica, ovviamente, è quella di poter essere aggiornata in maniera trasparente per noi utenti finali, in quanto, vi ricordo, il gioco diciamo scarica le mappe mano a mano che noi proseguiamo durante il nostro viaggio. Ora si è bloccato, ok, fatto prendere un colpo, si è bloccato per qualche secondo, ho temuto potesse crashare qualcosa, fortuna per il momento pericolo scampato. Dicevo, utilizzando i dati delle mappe di Bing, principalmente perché è Microsoft, andiamo mano a mano a scaricarci dai loro server le cartine, quindi la posizione effettiva dei palazzi, degli alberi e quant'altro. E quindi, se il lato server ovviamente vanno ad aggiornare le mappe, per noi, ripeto, è totalmente trasparente, perché ci ritroveremo poi, una volta che ripassiamo su quella zona, già con la mappa effettivamente aggiornata. Poi ovviamente dovremmo essere bravi nel caso in cui magari conosciamo la zona, perché magari è quella della nostra città o del nostro vicino alla nostra abitazione, possiamo capire subito se effettivamente è stata aggiornata o meno la porzione di mappa, perché magari conosciamo che ne so, palazzi che prima non c'erano e sono stati costruiti, o qualsiasi altro, diciamo, punto di interesse che è, diciamo, comparso successivamente e che prima non c'era. Quindi questa è sicuramente un'ottima cosa, che rende comunque il gioco sempre attuale, proprio perché comunque può sfruttare questa tipologia di caricamento del mondo, che può essere, appunto, aggiornato praticamente per sempre, tutte le volte che verranno magari fatti nuovi mappe per quanto riguarda il sistema satellitare di Bing, per quanto riguarda ovviamente
la navigazione, insomma tutte le mappe satellitari, ce le ritroveremo ugualmente dopo, ovviamente vari algoritmi che trattano le mappe, le puliscono, cercano di amalgamarle e quant'altro, comunque le ritroveremo aggiornate anche sul nostro simulatore e assolutamente non è male come cosa. Tra l'altro c'è anche una mod che va a prendersi le mappe direttamente da Google Maps e le scarica su dai server loro e li inietta direttamente all'interno di Flight Simulator, che per alcuni aspetti le mappe di Google sono un po' più dettagliate, ma ovviamente non essendo trattate gli stacchi netti, diciamo, tra un colore e l'altro si notano decisamente di più, quindi cioè si vede qua effettivamente quando magari si passa sì da una parte all'altra c'è lo stacco netto magari di gradazione della colorazione, ma tendenzialmente poi tutta quella parte è abbastanza amalgamata, non si vedono troppe differenze. Ovviamente se andiamo ad inserire quelle di Google che non sono state trattate per questo scopo, ovviamente la differenza si nota di più. Si nota anche però la definizione stessa del mondo, ma ovviamente stiamo parlando di poco, però si nota. Devo dire che si nota, ovviamente se fate voli VFR o comunque di bassa quota, se siete con il 320 a 35.000 piedi, il mondo sottostante, che sia di Google, che sia di Bing o quant'altro, non è che si nota così tanto in dettaglio, quindi ovviamente tutto in base all'utilizzo che fare del simulatore, anche se dite vabbè, prima o poi anche con gli aerei quelli più grossi, ma poi si atterra. Sì, però insomma diciamo che va principalmente a gusti, non saprei dire diversamente. Comunque se volete provarlo trovate tutto su Google, basta cercare Flight Simulator 2020 Google Maps e vi riporta immediatamente alla pagina in cui è stato creato un programmino tendenzialmente che va a scaricare le mappe su Google con tutti i problemi che possono sorgere oltre a quelli che vi ho detto, ma anche problemi proprio del download stesso dai server, perché e tutto quello che scarica ovviamente lo troverete sul vostro computer, quindi dovrete farvi una cartella apposita dove andrà a scaricarsi tutte le mappe, mentre quelle di quelle che utilizziamo ora, insomma di default del simulatore, sono in streaming, quindi sul nostro computer effettivamente non rimane nulla e quindi non andiamo a gravare ancora di più altro peso oltre a quello che già insomma pesuccia il simulatore, mentre nell'altro modo ovviamente lui deve tenerle da qualche parte ste mappe e quindi avrete ancora un maggior incremento del peso, diciamo, delle mappe sul vostro PC. Ripeto, basta fare una ricerca su Google, si trova tutto quanto. Allora, vediamo un attimo com'è la situazione, qui il sole sta ancora tramontando, vediamo se i nostri amici ci seguono ancora. Sfelix ora si è portato, diciamo, alla nostra sinistra, compare è ancora indietro e gli ho mandato un messaggio, tutto a posto, insomma ci raggiungerà lo aspettiamo poi all'arrivo eventualmente. Allora vediamo un po' quanto dista ancora, 20 minuti, quasi 21, insomma, quindi stiamo andando decisamente bene. Alla fine, come sempre, guardando la cartina sembra che chissà quanta strada tra virgolette ovviamente manchi all'atterraggio. In verità poi non è così tanto, perché se ci pensate, insomma, sto specchio d'acqua è questo che viene indicato qua, alla fine lo vediamo già la parte finale dello stesso, quindi non manca poi moltissimo. L'aeroporto di destinazione è un aeroporto classico, insomma, come sempre ho scelto qualcosa di piccolino,
per adattarci al nostro, Cessna, quindi niente di grande, e pista abbastanza normale, insomma, come lunghezza, quindi non dovremmo avere problemi. Meteo che alla fine, a parte magari della nuvolosità qua in fondo, ma veramente minima, direi ottimo per volare, veramente nessun tipo di nuvolosità, vento veramente poco, quindi veramente ottimo così. Già si iniziano a vedere le luci della pista dell'altro aeroporto, che avevo detto quello più grande, ma noi ci passiamo soltanto vicino, insomma, non ci fermiamo qua, sperando di non dar disturbo a chi magari sta o atterrando oppure partendo, ma non penso. Andiamo veramente in linea retta ad affiancare le piste, ma non dovremmo dargli noia, insomma. A parte che non so se queste etichette qua sono sull'aeroporto più vicino oppure stanno ancora a Urtre. Purtroppo non si riesce a capire la distanza in base alla targhetta, e quindi è semplicemente così, insomma, bisogna cercare di prevedere dove potrebbero essere le targhette di questi altri piloti, insomma. Poi ovviamente mano a mano che ci si avvicina si riesce a capire bene. Queste dovrebbero essere qua, in verità. Poi mano a mano che ci avviciniamo, che vengono anche caricati meglio, viene caricato meglio lo scenario, le cose poi si fanno un attimino più tranquille, più chiare, più che altro. Allora, quello dovrebbe essere Sfelix, sì, lo vediamo dal nostro finestrino posteriore, intorno ai 2100 piedi, insomma, sta andando abbastanza bene. Tra l'altro mi aveva detto che lui le tappe se le fa in maniera manuale, quindi tanto di cappello, assolutamente se le vola normalmente, insomma, senza andare a sfruttare il pilota automatico. E colgo l'occasione, ragazzi, per ricordarvi che siete assolutamente benvenuti se volete unirvi al nostro gruppo. Potete, ripeto, volare come volete. Vedete, in questo caso io utilizzo il pilota automatico, c'è chi come Sfelix utilizza vola in maniera manuale, però ripeto, siete assolutamente liberi di fare quello che volete. L'unica accortezza è lo stesso aereo e la stessa tratta, giusto appunto per fare la strada insieme. Si registra tendenzialmente l'episodio il lunedì sera intorno alle 21, quindi non vi basta altro che scaricarvi il piano di volo che trovate nell'ultimo episodio e farvi trovare all'orario prestabilito e l'aeroporto di partenza per appunto iniziare la rotta. Utilizziamo il multiplayer di default del gioco, quindi siamo sui server Europa settentrionale, se non ricordo male, quindi l'importante è ad essere sullo stesso server e ci si vede senza nessun problema. Non ci sono vincoli, potete utilizzare di giorno, di notte, insomma, siete liberi di fare veramente come meglio credete. Appunto, l'unica accortezza, come ho detto prima, è la rotta, ma soprattutto l'aeroplano da utilizzare. Per il resto siete assolutamente liberi. Quindi, se volete, ragazzi, se vi può piacere come idea, fatemelo sapere magari nei commenti. In descrizione poi c'è anche il mio server Discord, se volete entrare per organizzarci con la rotta. Tendenzialmente, ripeto, si registra il lunedì sera alle 21, però in caso di necessità si può anche eventualmente spostare se tutti i partecipanti sono ovviamente favorevoli alla modifica del giorno o eventualmente dell'orario, insomma. Quindi, se volete, fatevi avanti
anche per eventuali, diciamo, seconda stagione che vedremo, insomma, se farlo o meno. Intanto cerchiamo di concludere questa, poi vediamo eventualmente per quanto riguarda il viaggio di ritorno. Vediamo se eventualmente rifarlo con lo stesso o cambiare aereo, sempre mantenendo ovviamente quelli di default, però sarebbe interessante farlo con questo, ovviamente, cioè ci siamo andati e dovremmo anche ritornarci a casa, quindi riutilizzeremo appunto sempre il nostro fidato Cessna, perché sta lì, diciamo, l'epicità del tour, appunto, utilizzare il Cessna e non aerei più veloci, magari, che ti permettono anche di volare a quote più alte e quant'altro, ma noi ci godiamo il paesaggio a quote normali, insomma 2500 piedi, e ci mettiamo il tempo che ci mettiamo. È quella, ripeto, la sfida principale di questo tour. Quindi vediamo, insomma, se appunto fare, diciamo, una seconda stagione per poi ritornare effettivamente a casa con il nostro Cessna. Allora, vediamo un attimino. Spalex, sì, ci sta sempre seguendo sulla sinistra e compare che è ancora fermo. Vediamo se attenderlo poi in fase di atterraggio, insomma, vediamo un pochettino. Allora, siamo arrivati intanto all'aeroporto che avevamo visto in precedenza. Alla fine, sì, vedevamo lo specchio d'acqua, cioè sia all'inizio che alla fine, ma non era poi così piccolino, effettivamente. Ma non so andare a cronometrarmi quanto ci abbiamo messo, però, insomma, una cosa è vederlo, una cosa poi effettivamente attraversarlo completamente, quindi ci abbiamo messo un po' di tempo. Questo è il penultimo, diciamo, passaggio che faremo, e l'ultimo che è qui, da qui ovviamente all'altra sponda, è l'ultima, per poi prepararci alla discesa per l'atterraggio. Qui è partito un 737-800 con qualche problemino di quota, sta calando moltissimo, direi che non è proprio partito proprio bene bene. Sì, perché è atterrato sul canale praticamente. Vabbè, ho avuto forse qualche avaria del motore, c'è avuto qualche problemino. Allora, vediamo, spostiamoci un attimo sull'altro sedile, così possiamo anche guardare la zona. Un aeroporto decisamente più grande, insomma, internazionale, doppia pista, quindi non fa per noi, insomma. Avevo addocchiato anche questo, in verità, come punto di atterraggio, però poi comunque la tratta era abbastanza corta, e visto che ci manca ancora un bel po' di strada, cerchiamo di sfruttare il più possibile il tempo della tratta per percorrere più strada, diciamo, possibile. Questo sembra essersi ripreso dopo un passaggio un po' radente. Io sto ancora scendendo, in verità, di quota. Non so se dovevo atterrare 400 piedi o se l'ha già fatto, non so. Sta atterra a casa sua, perché 498 piedi, sei molto molto basso, se no appunto per terra. Riusciamo anche a vedere ora la sagoma del Boeing, o sta cercando di ritornare sulla pista. Forse sì, ma sei particolarmente basso, però 300 piedi, sta veramente al limite. Andiamo un attimo come si conclude sta storia, ci spostiamo dall'altra parte così abbiamo una visuale differente. Full flap, vedete l'aereo, la punta che appunto verso l'alto, sta cercando in tutti i modi di prendere un po' di quota. 200 piedi, pista in vista, vediamo se riesce ad arrivare. Non so se è atterrato, sì, 100 piedi direi che è atterrato, però se è atterrato sull'erba praticamente, però vabbè, è riuscito a portare ora un po' sulla pista, però è riuscito a riportare l'aereo
in aeroporto. Chissà, magari qualche problema tecnico l'ha costretto a ritornare indietro. Qua c'è sempre un Airbus, sta partendo in questo momento. E qua c'era un altro fermo eventualmente per la ancora pianificazione e quant'altro. Va bene, allora si iniziano a vedere un po' alcune luci. Qui ce n'è una accesa, non tutti ancora hanno acceso le luci in casa. Qualcuno a quanto pare ancora preferisce non utilizzarle, però piano piano vedete comunque si stanno accendendo anche i vari lampioni delle strade, insomma, anche perché siamo ancora in pieno tramonto, quindi di luce, diciamo, naturale c'è ancora un po'. E saremo quasi prossimi, in verità, all'atterraggio. Non vedo il top of the sand. Non vedo il top of the sand, quindi ce lo facciamo noi, praticamente. Sì, vabbè, non è un problema. Ci siamo quasi, 9 minuti. Arriveremo al punto rotta che ho creato io per la virata poi verso sinistra. Ovviamente dobbiamo scendere un po' prima. La pista è comunque asfaltata, illuminata, quindi non ci sono problemi. Ora non so le condizioni che stanno utilizzando i nostri amici di volo, però do sempre questa occhiata. Preferisco ovviamente piste asfaltate che campi magari in terra, eccetera, perché se utilizzi l'orario normale, cioè l'orario reale, potresti non vederla quella di terra, quindi potrebbe essere un problema. Cioè già è difficoltoso di suo, specie se magari sta in mezzo ad altri campi con case, eccetera, quindi meglio avere le piste normali, illuminate. Atterriamo dove possiamo atterrare con certezza, insomma. Quindi da questo punto di vista ho sempre pensato appunto ad aeroporti piccoli scusate, piccoli, ma che abbiano comunque la pista asfaltata e illuminata. Allora, vediamo la costa in vista, ancora un po' prestino per scendere. Intanto, ragazzi, ci godiamo il tramonto. Alla fine, no, siamo quasi al limite. Avevo detto che grosso modo ce lo saremmo portati fino all'arrivo, e praticamente così è. Sta iniziando qua adesso piano piano a scomparire dietro l'orizzonte. Abbiamo Sphelix che ha ripreso un po' qua. Da qua c'è tutta una serie di paleoliche. Sicuramente sarà bello ventilata come zona, e quanto pare ci ha detto bene, perché se sono state posizionate là appunto perché è una zona particolarmente ventosa. Però per il momento si è sempre, è quasi nullo, insomma, uno o due nodi, quindi ci ha detto veramente bene. Quindi l'unica costante che ci ha accompagnato va per il momento a cadere, che appunto il vento particolarmente sostenuto appunto che ci ha accompagnato per tutte le precedenti tappe. Poi vedremo da qui in avanti come si svolgerà la situazione. Penso che comunque poi le giornate andranno a migliorare, qui magari soltanto potremo sfruttare il fatto appunto che faccia notte più tardi, quindi potremo sfruttare più spesso il tempo reale anche oltre al meteo, per goderci appunto questi bellissimi tramonti. Allora, siamo quasi a metà dell'attraversamento, diciamo, e io direi che possiamo anche magari iniziare a scendere. Teniamoci un 1500 di quota, se non mi dà il top of the sand, e
direi che possiamo iniziare a scendere, dai. Sì, direi proprio di sì. Virtual speed, cioè vertical speed. Andiamo a togliere un pochettino di manetta, luci di landing. E iniziamo a scendere, mettiamoci sì, 500 piedi. Ok, e andiamo a togliere manetta perché ovviamente ora scendendo andiamo a guadagnare velocità. E poi giochicchiamo un po' con il radio di discesa se vediamo che siamo un po' troppo corti. Anzi, mettiamo 400 piedi, no? Per il momento non si vede la pista, dovrebbe essere da ste parti qua. Anche qui c'è chi ha acceso e chi non l'illuminazione, sperando che gli addetti alla pista si siano ricordati di farlo. Vediamo un po' il nostro Sphelix che ci segue sempre sulla sinistra e compare ancora fermo lì giù. Ormai ci siamo quasi, eh? Teniamoci comunque su questa velocità, così ci riusciamo a scendere senza grossi problemi. Possiamo pure accelerare un pochettino. Sì, 1900 piedi, sì, va bene pure così il radio di discesa. E cerchiamo di capire dov'è la pista. Togliamo un po' lo zoom. Ok, dovrebbe essere da ste parti, mi vedo da dire. Queste sono delle strade. Si dovrebbe vedere. Per il momento ancora è niente. Forse è un po' più nell'entroterra, eh? Sì, dobbiamo ancora arrivare sulla costa, anche se insomma ce l'abbiamo qua davanti. Tanto siamo già arrivati alla quota di discesa. Vabbè, abbiamo anticipato forse troppo, forse abbiamo avuto un radio un po' troppo marcato, però va bene pure così, insomma non è problema, anche perché comunque l'ultima parte di avvicinamento lo faremo manuale, quindi va bene pure così, non è assolutamente un problema. Quindi l'aereo si livella nuovamente, manteniamo comunque accese le luci di landing e la pista dovrebbe essere da ste parti tecnicamente, e non la riesco manco a vedere. Penso se si erano fulminate le luci. Non so, ancora non si riesce a vedere. Credo che dobbiamo fare ancora un po' di strada, però tecnicamente dovrei poterla vedere. Dovrebbe essere da ste parti qua. Vabbè, aspettiamo la virata e poi ci regoliamo, insomma. Sotto ci sono le strade, ormai l'illuminazione ne fa da padrona, vedete, molto molto bello anche di notte comunque, cioè, questi colori, quindi sul tramonto è molto molto figo, di notte, sì, le luci belle per carità, però comunque in questa fase puoi godere sia dell'illuminazione fantastica, ma anche quella artificiale con l'illuminazione stessa delle città, quindi tutto insieme. Allora, siamo sempre in attesa di virare, ma io vorrei anche vedere la pista più che altro, perché comunque vireremo verso destra, ma un po' per tornare indietro, vedete? Il punto di svolta, diciamo, l'ho messo in prossimità della città, quindi andremo sopra la città e poi vireremo verso sinistra. Il problema è che io qui, che insomma la dovrei vedere da ste parti la pista, io ancora non la vedo. Non vedo né le luci né tantomeno la pista stessa, quindi vedremo. Non vorrei aver anticipato troppo la svolta. Tanto il sole ci sta piano piano salutando.
Eccola la pista, eccola qua. Ok, ok. Vista in vista, ora vireremo verso sinistra. E poi potremmo anche iniziare un po' a scendere automatico, direi. Andiamo giù. Così ci portiamo avanti. Ora viriamo. Ok. E poi una volta terminata la virata, ragazzi, andremo di pilota manuale. Vado a togliere ancora un po' di manetta, così non guadagniamo troppa velocità. Ok. Viriamo, 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 viriamo. Eccolo là. Vista in vista, quindi via il pilota automatico. Forse ho virato un filino troppo stretto, dobbiamo fare una piccola correzione, però vabbè, non è un problema. Ci allineiamo e devo ancora scendere, sono un filino alto. Ok, tolgo un po' tutta la manetta perché sono anche particolarmente veloce. Stiamo tenendo un ratio abbastanza pronunciato. Perché forse prima della svolta mi sarei dovuto mettere intorno ai 1000 piedi. Ok. Non ci sono le luci papi che ci dicono se siamo o meno bene in fase di discesa, quindi dobbiamo accontentarci del nostro sguardo. Comunque siamo perfettamente allineati. Punto. Pista 30. Ok. Andiamo delicatamente. Eccoci qua. Freniamo. E ci siamo, ragazzi. Benvenuti nella nuova tratta, che non mi ricordo come si chiama la città. Abbiate pazienza, però siamo arrivati. Allora, andiamoci a spegnere le luci di landing, accendiamo le taxi e possiamo uscire dalla pista. Non ho manco dovuto utilizzare i flap, manco per l'atterraggio, alla fine non sono serviti. Dai, ottimo così. Una bella tratta, veramente veramente tranquilla questa volta, poco vento, quasi nullo, direi. Quindi veramente ottimo così. Aspettiamo che arrivi anche Sfelix. Non so se lui ha già fatto la virata o meno, perché, ma credo di sì, perché vediamo le luci, le sue luci frontalmente, quindi ha già fatto la virata. Forse un filino alto ancora. Ok, vediamo un attimino il suo atterraggio. Che poi a fine la pista comunque è abbastanza lunga, quindi non necessariamente bisogna andare troppo bassi nella prima parte. Ora ovviamente non so quanto è distante, noi lo vediamo frontalmente, però magari è ancora distante rispetto all'aeroporto, quindi è giusto che sia alto, insomma, quindi va benissimo così. Aspettiamo che arrivi e poi ci parcheggiamo. Guardate che bei colori, ragazzi, cioè veramente ottimi. A sinistra ancora c'è un po' di luce del tramonto, a destra la notte che piano piano si fa strada. È un filino alto a vederlo così, però comunque sta scendendo abbastanza velocemente, quindi non dovrebbe essere assolutamente un problema. Ripeto, la pista poi è abbastanza lunga, noi
ci siamo fermati molto, molto in anticipo, ma insomma il Cessna si ferma veramente in un fazzoletto. Ok, sta arrivando. Fortuna siamo arrivati comunque non troppo con il buio, insomma, quindi ottimo così. Sta arrivando, riprende un po' quota e niente, desiste. Farà un altro via, farà un altro giro. Non se l'è sentita di farlo atterrare e quindi rifarà un sottovento destra questa volta. Vediamo se ritorna sempre per la pista 30 oppure atterra sull'altra. Intanto io mi tolgo dalla taxi, magari, il tempo che torna indietro, diciamo. E ci sta, insomma, si vede che non si è sentito sicuro ed era arrivato troppo velocemente e ha deciso di abortire l'atterraggio, insomma. Ci sta. Lo fanno anche ieri i grossi, figuratevi chi magari porta i Cessna, che sono anche più soggette a eventuali, diciamo, anomalie climatiche, colpi di vento improvvisi. Insomma, capite bene che è abbastanza, cioè potrebbe essere abbastanza più complicato cercare di atterrare. Allora, nel mentre che sta facendosi il giro, noi ci andiamo a spegnere intanto l'avionica, andiamoci a spegnere le varie luci e via. Ok, ci abbiamo impiegato 46 minuti, ci dava un'ora e qualcosa, 1 ora e 13 se non ricordo male, quindi abbondantemente più veloce, insomma. Ripeto, non so come viene calcolata la tratta e effettivamente, insomma, è andata benissimo così. Allora, vediamo Sfelix. Virata ora decisamente più bassa la sua quota rispetto a prima. Ok, ci riproviamo. Allineamento. Ora sembra decisamente meglio. Vediamolo, stia comunque arrivando. 300 piedi, dovrebbe magari scendere un filino di più. Ok. Forse è arrivato un filino corto, quindi l'ha tenuto un attimo su quella quota per poi scendere. Ok, decisamente più. Ok, ci siamo. Cioè, comunque, ora perché non siamo passi e quindi non vediamo le luci, ma c'è. Eccolo lì, si vede che si muove. Non so perché poi una volta che gli aerei toccano terra spariscono le luci, sparisce tutto. Non si sa per quale ragione, insomma, perlomeno quelle laterali si dovrebbero vedere, mentre no, vedete? Cioè, ci stanno. Boh, o lui ha spento tutto, non credo, ma ci dovrebbero essere. Comunque, è atterrato anche, vedete, ora si vede le luci davanti di quelle landing. Boh, va a capire perché sta cosa. Comunque, siamo arrivati sani e salvi. Specie che compare Turiddu non ci ha potuto seguire per la tratta. L'ho sentito comunque tutto ok. Ha avuto una telefonata, quindi ha dovuto mettere, diciamo, in pausa. E quindi ha perso un attimino insomma, ho perso tempo e quindi noi siamo dovuti andare avanti e non abbiamo messo in pausa e quindi è rimasto attardato. Comunque, tutto ok. Sfelix pure è riuscito ad atterrare e direi che ci possiamo anche salutare qui e
Io come sempre vi ringrazio della visione. Se vi fa piacere lasciatemi un mi piace, un commentino, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e, ripeto, se volete partecipare siete assolutamente i benvenuti, non abbiate timore e fatemelo sapere eventualmente nei commenti. Io di nuovo ringrazio Svelix Pierce e Compare Turiddu per la compagnia. Vi ricordo, faremo sicuramente altri due episodi, forse un terzo, ma dopo quello ci fermeremo per tre settimane e poi vediamo, insomma, se riprendere o direttamente poi a settembre, anche perché poi ci stanno le ferie di, anche di chi partecipa, insomma, quindi mi dispiacerebbe proseguirlo non avendo magari qualcuno dei partecipanti, insomma, siamo, diciamo, partiti insieme e vediamo, insomma, di arrivare insieme, non avrebbe senso continuare appunto eventualmente in solitario, quindi faremo eventualmente delle pause, abbiate pazienza, ma insomma è estate un po' per tutti. Quindi finiamo questo mega pippone. Io di nuovo vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!